e decine di anni di confino e di galera sono stati pagati dall'antifascismo savonese. E queste forze sono quelle che sono riuscite a collegarsi ai nuovi giovani e portare avanti gli ideali dell'antifascismo, che erano quelli della conquista della libertà insieme alla liberazione del nostro paese, dopo che le orde fasciste, le orde tedesche avevano conquistato il nostro territorio. Per cui allora si poneva il problema essenziale, che era quello di ridare autonomia al nostro paese in una lotta che era contro il tedesco invasore e insieme contro il fascismo. Non è stato un sacrificio invano, perché dallo sciopero del primo di marzo del 44 ai fucilati del primo novembre del 44, i vissuti delle mie generazioni, ma soprattutto i giovani, allora.